quante volte lo so, osservi il mondo e ti sembra che ormai, cercando un senso, tu non sai più qual è. Soprano e dal tenore Luca Lupoli, buonasera. Buonasera, benvenuti a tutti gli ospiti a casa che ci stanno seguendo e sempre più numerosi ci scrivete, vi ringraziamo sempre con affetto, ma partiamo con il vivo della puntata, ovvero con gli ospiti che abbiamo qui in studio e anche dei bellissimi collegamenti Skype. Ottimo. Cominciamo a presentare gli ospiti in studio. Ci apriamo, così ci li facciamo vedere. Così li raggiungiamo. Benissimo. Così per far impazzire anche un po' le telecamere, a me piace Eccoci. Questa cosa, perché è più teatrale e meno televisiva. Benissimo. E allora mi sono avvicinata qui al noto giornalista sportivo con una carriera trentennale proprio presso il Corriere dello Sport, ovvero il nostro Rino Cesarano. Buonasera. Molto noto e simpatico. Grazie. Benvenuto. Grazie a te. Poi ancora abbiamo te vicino, un attore teatrale e televisivo partenopeo con un percorso artistico ventennale, interpretando numerosi copioni di tradizione napoletana con grandi nomi, grandi attori. Ed è lui, Antonio Fiorillo. Antonio, buonasera. Buonasera a tutti i nostri amici studio e soprattutto i telespettatori di Campania Felix TV. Grazie. Grazie. E ancora poi avremo un'intervista, invece un collegamento Skype con la giornalista Francesca Ghezzani. Ancora invece qui in studio abbiamo Sergio Priante, alias il mago Marvin, elegante artista dell'illusionismo, definito l'uomo in frac per l'eleganza con cui propone le sue magie. E poi ci dimostrerai qualcosa di bello, assolutamente, spero. Sì, no? Intanto lasciami salutare gli ascoltatori a casa, bentrovati, sempre un piacere essere qui con voi, soprattutto in questo splendido salotto, particolarmente dove si respira non solo cultura, arte, spettacolo, ma la tradizione e il gusto napoletano. Benissimo. Grazie, noi ci mettiamo tutta la nostra passione, tutto il nostro impegno.
E ancora avremo un altro collegamento Skype con il maestro Armando Ariostini. Lui è un baritono di fama e carriera internazionale che ha davvero calcato i più grandi palcoscenici del mondo. E poi avremo modo di parlare direttamente con lui. E allora Luca. Benissimo. Dal nostro amico Rino inizierei, il maestro del giornalismo sportivo, quindi carriera insomma d'oro diciamo lunga. Corriere dello Sport, che è uno dei maggiori quotidiani del centro-sud che tratta di sport, in particolare di calcio. Sì. Ecco, nella tua brillante carriera, prima di arrivare, di approcciarti al mondo del calcio, quali sono stati gli sport che hai seguito un po', diciamo, nella tua formazione? Napoli ha avuto degli sport a livello buono, di massima serie, come il basket, come la pallanuoto, ha vinto degli scudetti. E io ho cominciato lì perché sono sport considerati un po' minori, però per noi, per me soprattutto, sono stati una palestra, perché io soprattutto di pallanuoto me ne intendevo poco. E allora che cosa feci? Io mi misi vicino ai giornalisti, diciamo, di esperienza, tipo Maisto, Gegé Maisto, e facevo spiegare le varie dinamiche di gioco tra una pausa e l'altra, e questo è stato un segno di umiltà, perché ho cominciato tardi dopo la laurea, e loro erano questi grandi maestri, anche Italo Chiune c'era, questi qua si meravigliavano che io chiedessi sempre loro delle cose, ma quella era una voglia di apprendere, certo, che ho sempre avuto e ho ancora oggi, che sono andato in pensione, e ancora oggi mi piace capire. Mi piace cogliere i particolari, il desiderio, la curiosità, sì, di scoprire, sì, ma poi non ho seguito anche il pugilato, il mondiale di Oliva, insomma, mi piace anche lo spettacolo, e che ecco perché stasera sono contento di stare vicino a voi, vicino a Fiorillo, quindi sono un appassionato di lirica, di teatro, di tutto il bello che c'è a Napoli. Certo. E quindi diciamo la scelta del calcio è stata per una passione? No, è stata un'esigenza lavorativa, perché all'epoca il Napoli acquistò Maradona, ecco, e io mi trovai lì a fare l'esame da professionista, c'era bisogno di un'altra forza lavoro, ecco perché nella vita, oltre alla bravura, c'è bisogno anche dell'opportunità, dell'occasione, del pizzico di fortuna che non guasta mai e nella vita ci vuole. Quindi dimostrai di essere bravo, all'epoca c'era Francesco Degni, il capo della redazione, Antonio Corbo che stava al Corriere dello Sport, quindi avevano bisogno di un'altra persona, e quindi mi spostarono sul calcio, e poi man mano poi lì mi sono fatto avanti, non ho seguito solo il Napoli, Luca, ho fatto anche tutte le squadre del sud, sei Catania, partito dalla Serie C insomma, proprio sono partito dalla... avevo fatto già la Serie C prima da appassionato, e quindi quello mi campane sembra. a livello campano la C, perché io frequentavo un'università e collaboravo con vari giornali per il calcio, il minore, quindi ho avuto sempre quella passione lì. Però ci dicevi appunto che hai vissuto tutto un escursus. Sì, io ho vissuto tutte le epoche del calcio. Sì, ringraziando il Dio, non siamo in tanti ad aver vissuto le due epoche, e quindi l'epoca di Maradona con i due scudetti, la Supercoppa Europea. E dicevamo prima, che cosa vogliamo noi adesso? Mi manca il terzo. Una domanda volevo farti, visto che diciamo tu, oltre agli ambienti sportivi frequenti, hai frequentato molto anche gli ambienti, diciamo, teatrali, dello spettacolo, della musica. Ma come appassionato, con occhio clinico che hai, insomma. Adesso in questo periodo mi dovete credere, non perché ci state voi presenti, io soffro in maniera particolare nel non poter andare a teatro, non poter vivere dal vivo, perché come le partite di calcio, un conto giocarle senza pubblico e un altro con il calore del pubblico, per voi la platea, c'è un pathos diverso, sì, è vero. E quindi soffro cosa voi in questo momento state patendo, voi dello spettacolo. Sì, senza pubblico siamo privati del nostro, come dire, più naturale interlocutore. Quello che volevo scendere un po' nel particolare, visto che parliamo di calcio, e questa trasmissione è dedicata alla lirica, no? Quindi quando si parla di lirica si parla di palcoscenico, si parla di coro, di orchestra. Sì.
Con te, secondo te, un parallelismo tra una squadra di calcio ed un coro, un complesso corale ed un complesso orchestrale, perfetto, si può fare? Sì, come no, come no. E ricorro alla massima che si è sempre letto. Se il centrocampo funziona, la squadra gira. No, tutti i reparti. Tu devi considerare che quando Maradona vinceva, la prima cosa che dichiarava era è stato merito dei compagni. Mm-hmm. Perché il campione da solo non vince se non ha una forza alle spalle, se non ha il contributo di tutti. No, di tutti. Quindi possiamo dire una coralità del gioco. Esatto, vedi, c'è il parallelo, c'è tutto, nel senso che la squadra si deve muovere come un'orchestra. Tu pensa all'Atalanta dell'anno scorso, era un'orchestra, si muoveva in sintonia in tutti i reparti, e poi trovi, magari poi trovi diciamo la soprano, il tenore che magari spicca più degli altri perché ha il talento, ha la classe per slanciare l'acuto finale. Sì, quindi sì, che nel calcio se tu non hai il ma se non hai il contesto, certo, rimane isolato. Infatti. È vero, quindi diciamo che il parallelismo è pieno, no? Perché in un'orchestra c'è il direttore d'orchestra che dà gli attacchi, c'è l'orchestra, poi ci sono i solisti, c'è il coro, quindi l'allenatore potrebbe essere paragonabile al direttore d'orchestra, mentre il resto degli artisti invece ha le componenti della squadra. E anche nello spettacolo, se non ti danno l'opportunità di esternare le tue qualità, non riuscirai mai a fare grande strada. E infatti c'è bisogno, io spero e mi auguro che il nuovo direttore del San Carlo, ma anche gli altri direttori artistici dei teatri campani, diano spazio anche alle nuove leve, soprattutto diano merito a quelli del territorio, perché quelli del territorio sono un po' penalizzati. Napoli è stata sempre penalizzata, pur essendo stata la capitale della musica, avendo avuto nel 700, abbiamo avuto la grande scuola napoletana ed avendo il primo teatro al mondo, cioè, e nonostante questo fanno fatica. Voi fate fatica ad emergere, i nostri fanno fatica, devono sgomitare. C'è tanto esterofilismo, no? Esatto, quindi importiamo dall'estero quando invece abbiamo dei talenti in casa. Che io spero, mi auguro che... E allora una domanda ti volevo fare, che messaggio lanceresti ai giovani partendo soprattutto dallo sport, no? Cioè i valori dello sport, quali sono secondo te da inculcare ai giovani oggi? Di avere il rispetto di tutti, di avere il rispetto dell'avversario, rispetto del compagno di squadra, rispetto dell'allenatore, rispetto della società, di avere soprattutto di approcciarsi con grande umiltà, perché è l'umiltà che ti porta poi dopo ad arrivare in alto, perché io ho visto tanti giovani perdersi per strada, perché dopo aver fatto un'apparizione in Serie A cominciavano a montarsi e ad essere meno... Queste sono belle parole, un bel insegnamento. Sì, l'umiltà paga sempre. Invece per quanto riguarda i giovani giornalisti, io dico che ci vuole molta tenacia. Deve essere tutto all'insegna della crescita, diciamo, comune, collettiva. Crederci sempre e soprattutto i giovani non misurare mai l'orario di lavoro. Perché noi all'epoca di Maradona facevamo 13, 14, 15 ore al giorno senza avere lo straordinario. Che stare dietro Maradona significa perdere dei esauristi. E noi ci stavamo perché ci piaceva, c'era la passione, c'era la voglia e c'era soprattutto la caparbietà di voler dimostrare che a Napoli si proseguiva quella scuola di giornalismo iniziata da Ghirelli, Palumbo, ne abbiamo avuti di tanti di grandi giornalisti. Quindi noi non siamo pari a quelli, però li abbiamo onorato in maniera migliore, perché poi dopo sono venuti Carratelli, Pacileo, se ne sono venuti tanti di giornalisti bravi, e noi abbiamo cercato di andare di onorare il loro passato. Ottimo, quindi una parola, che tu hai detto passione, questo è quello che deve contraddistinguere un po' tutto quello per i giovani, sia per lo sport che per l'arte, per la scuola, per tutte le professioni. Benissimo, allora io ti invito a restare con noi perché poi dopo sarai oggetto della domanda di Olga, della domanda finale, però non ti sveliamo ancora di cosa si tratta. Ma Olga può fare tutte le domande che vuole. È carino, grazie. E vi invito adesso con contributo della regia ad ascoltare un brano che è, diciamo, una chicca nella musica, nella canzone classica partenopea, e precisamente tu la puoi presentare perché l'hai eseguita
diciamo, la particolarità è che non è proprio una vera e propria canzone, non è una canzone, un'aria, una romanza da salotto, una antichissima di Anonimo. Sì. E la particolarità è che non è stata eseguita praticamente mai. Infatti non esistono, in realtà, non esistono esecuzioni, incisioni ed esecuzioni, quindi questa che vi proponiamo in questa occasione è proprio una primissima chicca. Okay, e infatti. Allora si chiama La Vesta Nova. La Vesta Nova, che del più o meno risale ad alcune ricerche fatte nel 1883 e... prima era stata assegnata ad autori anonimi, però poi dopo, insomma, c'è stato qualche tentativo di attribuirlo ad un autore dell'Ottocento, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Quindi, esatto. Ecco, lo stile, se ascolterete bene il brano, si rifà un po' allo stile donizettiano, quindi della romanza da salotto e della canzone napoletana, che allora stava cominciando a prendere, a decollare. Quindi, un po' un mix di questi elementi. Di Donizetti, per esempio, un altro bellissimo brano che tu hai eseguito già tempo fa, tipo, per esempio... una canzone napoletana, Mi voglio fare una casa, certo, ecco quello, è vero, stile. Si sono su quello stile, infatti anche il testo è partenopeo. Certo, quindi. Testo partenopeo è un po' intrigante perché, come al solito nelle canzoni napoletane, ci si introduceva sempre questo secondo senso, in modo raffinato, elegante, non volgare, perché sì. Erano comunque scritte da autori che erano poeti e musicisti, però trapela questo piccolo, è vero, piccolo... perché la tematica tratta appunto di una bella fanciulla. Sì. Che si fa costruire questo abito bellissimo. Infatti. Si fa cucire questo abito bellissimo. Questo abito è del colore del mare, mare. E di conseguenza, con il colore del mare, con il suo fascino e il suo splendore, tanti sono i pesci che le vuole acchiappare. Benissimo. Allora, buon ascolto alla regia. La Vesta Nuova è seguita da Olga De Maio. A dopo. Turchina, cana fata ma favo pare, chi mi vede mi chiama regina, e può fare l'amore con me, chi se vuole sta linda sposare, manca nata la forza sarà, questa vesta colore d'umana, guarda bisce la voglia chiappa. Che vi sia piaciuto, sia stato gradito, e procediamo allora, Luca, se ti avvicini. Sì, adesso abbiamo, ecco, passiamo dalla brillantezza, dalla frizzantezza, sì, della
del pezzo che hai eseguito, sì, al nostro, alla nostra simpatia eh? Al brio di Antonio Fiorillo. Buonasera, buonasera, eccoci. Buonasera, buonasera e benvenuto. Grazie. È un grande piacere averti qui. Già ci stavi facendo ridere perché in te è innata la comicità. No, io non, non ho detto niente, nulla, non ho parlato proprio, cioè veramente sono stato veramente, quando parlava Cesarano, zitto completamente, senza dire niente. Però poi, già il tuo volto è una no, maschera. Perché io ho sentito dalla brillantezza, che si è detto, vabbè, che se no dice dalla brillantezza, praticamente dice, ma su di ciume di Antonio Fiorillo, dice, no, diciamo, no, assolutamente. Avete usato questa parola che è il brio, quindi alla fine, insomma. E certo, per quale maniera migliore per presentare la tua arte? 20 anni di percorso artistico, numerosi copioni. Perdonami se dico questo, sì. Forse queste cose che tu hai trovato su internet o ti ho mandato io erano un po' vecchie, perché sono 26 anni. Ah, ecco. Quindi, si vede che risaliva qualche... risaliva vabbè, diciamo qualcosa. Una lunga... insomma, una lunga... Anni. Io ho iniziato molto presto, ho iniziato veramente molto presto. Infatti qualcuno che mi rincontra dopo tanti anni per due ragioni. La prima ragione è perché qualcuno spera sempre che noi... qualcuno sparisca e poi soprattutto per il fatto che dice, ma quanto tempo non incontro una persona, ma quanto tempo fai questo mestiere, perché io la ricordo sempre, sempre. Dal 1994, quindi insomma alla fine, quindi la tua esperienza diciamo viene fuori dal teatro, dallo spettacolo, anche dalla TV, no? Sì, come tutti gli attori, la maggior parte insomma degli attori napoletani di una certa generazione, iniziamo sempre nel teatro, in uno spazio teatrale, per una ragione fondamentale, perché poi chi è figlio d'arte frequenta sicuramente il teatro da sempre, insomma. Certo. Invece chi non è figlio d'arte però coltiva, come diceva Cesarano, questa forte passione che può essere per il calcio o per lo spettacolo, deve per forza agganciarsi a qualcosa. Come tutti insomma ho iniziato con il teatro amatoriale, nella mia città che è Casoria, c'era, io lo racconto sempre, quando avevo 14-15 anni io ricordo che andavo a letto molto presto, però a me piaceva sempre curiosare. Quindi dopo che avevamo cenato a casa mia, insomma, adesso si cena con un posto al sole, invece prima insomma si cenava sempre, quando veniva papà dal lavoro cenavamo e noi verso le 9 non avevamo che cosa fare. C'era un teatro alle spalle di casa mia, in una scuola media, e questi provavano questo spettacolo. Io una volta mi intrufolai che c'era la porta aperta, andai e questi provavano, c'era un signore che non c'è più, che si chiamava Daniele Amore, era un maestro elementare ma un grande appassionato di teatro, vide questo ragazzino, insomma già allora ero 2 metri, quindi questo ragazzone che era seduto in questa sedia lì, dice, ma che stai a fare qua? Certo, professore, io veramente, io amo il teatro. Dice, certo, non ti preoccupa, puoi stare. E andavo tutte le sere. E praticamente prima l'ultima fila, poi la penultima, poi la terza, fin quando chissà come portare in coppa palcoscenico. Ah, bello. E allora, insomma, è stato questo passaggio, e questo dai 15 fino ai 18-19 anni, per cui ebbi il piacere di conoscere uno spettacolo di Rosalia Maggio, Oscar Di Maio. Ecco. E io già lo conoscevo, insomma, perché faceva parte di una famiglia teatrale molto nota. Lui, c'era con questo mio amico al Cilea, lui mi guarda e dice, ma tu vuoi fare l'attore? Dico sì. È il mio la sogno. Prima domanda la che prima si fa. Domanda, io avevo 19 anni, lui dice, dammi il tuo numero di telefono. Allora non avevo nemmeno il cellulare, diede il numero di casa di mia madre. Passarono 6 mesi e lui mi chiamò. Ecco. Mi chiamò e disse, e mi portò a teatro. E da allora poi, insomma, alla fine, bene o male, poi ho finito di studiare, non mi sono più fermato, però la cosa che poi mi ha fatto capire che io veramente potevo fare questo lavoro è stata quando nel 97, avevo 21 anni, feci questa trasmissione a Mediaset che si chiamava La Sai L'Ultima, che era una trasmissione di barzellette. Allora, detto fra di noi che io quando ero studente, ero uno studente, lo possiamo dire, no? Certo, lo può dire, scusa, se, no. Ero uno studente, insomma, un po' fine anni 90, inizio anni 90. C'era la pantera, l'autogestione, le cose, insomma, sempre con un odore, insomma, di sinistra, e quindi ero anche molto snob, facevo anche degli spettacoli un po' particolari, delle cose un po' particolari.
E per me, insomma, la barzelletta era una cosa proprio allora, insomma, veramente. Imparai quattro barzellette a fare questo provino, vinsi questo provino, vinco il secondo provino a Roma, vado a Milano, vinco la mia puntata, vinco l'edizione della sei ultima nel 97. E da allora, quando io tornai, e questa è una cosa vera che lo sanno tutti, quando io tornai, andai con l'aereo alla finale e tornai con il treno, la gente era impazzita perché mi aspettava una stazione di Napoli con questi show. Quindi, parlavi di occasione, ecco, no? Infatti, è lui è già bravo di per sé, perché per fare quel lavoro là deve avere la faccia per è fare vero, e dopo ci ha messo il talento che lui aveva dentro, che è partito dalla passione di entrare in quel teatro così nonostante lui è ancora giovane e ha già tanti anni di attività. Ho 44 anni, certo. Si può dire. Ma te li porti bene. In televisione si dà del lei, però ti do del tu, io ti ringrazio. E quindi praticamente questa esperienza così forte di questa cosa... Quindi l'approccio alla televisione è stato, come dire... ho fatto già un po' di televisione regionale, però andare lì a Mediaset, in un mondo in cui tu sogni e quindi li vedi tutti... Un impatto forte. Vedi Gerry Scotti, vedevi Mike Buongiorno, vedevi la Piero Bon, ma anche per quanto riguarda, diciamo, io sono stato sempre un appassionato, quindi pure i coreografi, gli autori, le cose, alla fine cambiò questa dimensione e io capii veramente che potevo fare questo lavoro e quindi da passione diventò lavoro. C'è stato sicuramente, come diceva Cesarano, la passione con il talento, però e c'è stato anche il lavoro dietro. Certo. C'è una parola che io non amo molto, che dicono molto, soprattutto i genitori dicono sempre questa parola, che è il sacrificio. Se è una cosa che praticamente si fa con piacere, il sacrificarsi non c'è. È vero, è assolutamente una cosa che viene normale, spontanea, automatica, però è un lavoro per cui ci sono tante rinunce da fare, tante porte chiuse, tanto studio e preparazione sicuramente, c'è anche il fatto di mettersi in gioco, perché il problema è che chi fa l'attore solo mette, se tu fai un altro lavoro, vedi il mago oppure insomma il giornalista, tu metti in gioco sicuramente la tua anima attraverso la scrittura o attraverso i giochi di prestigio. Invece noi mettiamo in gioco anche il nostro corpo, perché anche il nostro corpo ci fa recitare. Certo. E questo corpo che la natura insomma mi ha donato ha fatto sì che io potessi andare avanti in questo lavoro, però è stato anche un limite, perché se c'è un ruolo per una caratteristica o per le mie caratteristiche o faccio. Però io non ho potuto mai fare al cinema per esempio uno che bacia, perché le attrici sono tutte piccole. Non ho potuto mai fare per esempio da ragazzo nel teatro di una volta si diceva l'attore giovane, quindi ho dovuto fare sempre o una caratterizzazione oppure quando avevo 30 anni ci parte 50 anni. Ecco. Quindi insomma... la tua, diciamo, ecco, il tuo personaggio che hai caratterizzato maggiormente in questa tua carriera, io voglio ricordare un attimo, vabbè, Benvenuti al Sud, sì, la parte vabbè. Del motociclista, sì. Insomma, perché quello è un personaggio simbolo, sì, però sì. A parte questo, lavorando anche con i altri nomi grandi dello spettacolo, sì. Diciamo, il tuo personaggio più amato qual è? Personaggio, tu dici, al cinema o a teatro? Tra in entrambi i casi. Guarda, più che personaggio, alla fine, perché poi gli attori napoletani purtroppo hanno questa caratteristica. Allora, se noi fossimo nati in America e per fare un ruolo in un film ci avessero dato per un giorno $10,000, allora noi possiamo anche fare un ruolo con il metodo, eccetera, eccetera. Gli attori napoletani, ma questa è una cosa vera, perché c'è un libro che si chiama L'arte di guardare gli attori, di un professore dell'Accademia dell'Arte Drammatica, dove c'è una sezione solo per gli attori napoletani. E lui diceva giustamente questa cosa, diceva l'attore napoletano è l'attore più brechtiano che esiste, perché alla fine, non per dire queste cose, gli attori napoletani che vengono veramente dalla fame, una certa generazione, insomma, alla fine della guerra veniva veramente dalla fame, si adattava a fare tutto. Quindi noi ci adattiamo a fare tutti i ruoli. Quello che ricordiamo è praticamente il contesto. Tu parlavi di Benvenuti al Sud. Allora, io nella mia piccola misura
devo ringraziare questo film perché prima di Benvenuti al Sud ho fatto 3 film. Dopo Benvenuti al Sud in 10 anni ne ho fatti 28. Aspira, tra film e fiction ne ho fatti 28 e è stato un trampolino di lancio. Bisogna ringraziare Luca Miniero e la Cattleya e Massimo Gaudioso che ha scritto questo film, perché il ritmo della commedia italiana è completamente cambiato. Si era arrivato alla fine, diciamo, del primo decennio del 2000, dove il cinema italiano si era un po' arenato. C'erano dei casi, ma erano solo i casi, insomma, di questi che purtroppo con una parola bruttissima chiamano cinepanettori, ma poi alla fine erano fatte da grandi professionisti come Vanzina o Neri Parenti, però una commedia un po' più con un sapore anche sociale si era fermata. Poi loro prendono questo film dalla Francia, che è giù al nord, riscrivono la sceneggiatura, scelgono questi due grandi protagonisti che sono Alessandro Siani e Claudio Bisio, mettono tutti questi attori vicino e tutto funziona. E da allora praticamente il cinema italiano è un po' cambiato. Però insomma, io ho debuttato al cinema, avevo 29 anni, quindi era già un po' di tempo facevo questo lavoro, con un regista straordinario che è Pupi Avati, quindi pensa, io da un teatro di provincia ho, non bisogna vergognarsi, dalle feste di piazza, ecco, e anche dai matrimoni che ne ho fatti tantissimi, vado a girare questo film con Pupi Avati. Non ti dico, quando vedi la prima volta la macchina da presa, quella del cinema, mi tremavano le gambe. Le gambe e questo mostro nero metallico che io vedevo, mi tremavano le gambe. Poi piano piano, come tutte le cose, tu impari i meccanismi. Poi sono venute diverse... Vabbè, un regista come Pupi Avati. Ho fatto due film con Avati, ho lavorato con Carlo Manzina. Con Adi De Laurentiis no? No. Vanzina è l'altra sponda. No, De Laurentiis credo di no, con la Cattleya, con Lucisano, poi ho fatto due film con i Manetti Bros, un film di Jerry Calà dove c'era un cast straordinario che si chiamava Operazione Vacanze, che è stato un po' sfortunato. Insomma, il principe abusivo, però a teatro l'ho fatto, non al cinema, perché al cinema il mio ruolo nel 2011 lo fece nello Iorio, ecco. Poi quando Alessandro scelse di farlo a teatro mi chiamò e fece il ruolo stato, che diciamo, il protagonista due anni lavoro teatrale, con lui, con lo Musile, con Stefano De Francesco, con Cristian De Sica, due anni di tournée esaurito in tutta Italia. Penso che all'Augusteo, mi sembra che, se non voglio errare, ha fatto 600.000 spettatori. Sì, ha avuto un all'Augusteo, un successo enorme. A due mesi, sì, uno spettacolo straordinario. Che bello, e questo infatti è il caso di un racconti, no? È vero. Il caso di un no, che poi non so se è vero, voi me lo potete dire. Quando tu sei a cospetto di un De Sica, di un grande maestro, insomma, Nunzia Schiano, questi qua, no? Sì. Sei stimolato a dare esatto, in più, sì, a fare infatti in più, è vero o no? Sì, sì. Allora, il fatto è questo, è che, ritornando sempre a Benvenuti al Sud, io avevo girato già altri film e avevo vissuto dei set televisivi, ma sia regionali che anche nazionali, che poi anche a Mediaset ho fatto diverse trasmissioni. Ma il problema è che, non il problema, il fatto è che io vedevo un clima sereno. Era la prima volta che su un set io vedevo un clima sereno, che per me era strano. Si giocava, si andava a cena, perché forse eravamo soli, non c'era nessuno, perché Castellabate era, quando andai in questo albergo, per me era come un castello di fantasma, perché siamo solo noi. Nella tranquillità più assoluta. Tutte le stanze chiuse, non potevamo nemmeno andare a mangiare fuori perché erano tutti chiusi, quindi il cibo... Era fuori stagione, era fuori stagione. No, era settembre, già non c'era nessuno. Già non c'era. Allora, poi dopo, quando praticamente poi è uscito il film... Ed è stato praticamente una sorta di miracolo per il cinema italiano. Io ho capito che quel clima aveva accompagnato al successo. E io non lo dico perché alla fine riuscito a partecipare al film. Io per andare a vedere il film, io abito a Casoria e volevo andare all'Happy Maxi Cinema, per due volte ho tentato di prendere l'asse mediano e le macchine era bloccato per vedere Benvenuti al Sud. Sono dovuto andare a vedere ad Arzano in un piccolo cinema che si chiamava Le Maschere per vedere il film, perché poi... Alla prima che ti invitano, sempre, quando capita, quando fai la prova generale di spettacolo e non ci puoi andare, e io non potevo andare a questa festa meravigliosa che fecero loro, perché è un impegno. Le convenienze e le inconvenienze teatrali. No, ma questo è un mestiere in cui tu due mesi non lavori, poi lavori un giorno e ti chiamano tutti quanti.
E quindi alla fine. Senti, cosa vogliamo regalare al nostro pubblico? Un contributo video? Sì, di qualche c'è una sorta di, adesso che parlano tutti bene, che insomma parlano tutti in inglese, e hanno questa parola che dicono tutti, questo showreel, showreel. C'è insomma questa, questo showreel mio che dura poco, anche insomma per chi deve fare il montaggio, e me l'ha composto un mio carissimo amico che si chiama Michele Mantella, che è stato anche mio segretario e accompagnatore per diversi anni, e lui mi fece questo regalo di prendere tutti i film più belli e di assemblarli e fare un montaggio, quindi, quindi lo fai partire tu, faremo? Olga o io, o Cesarano o Sergio. No, fallo partire tu, faccio partire io. Amici, qual è? Perché insomma è una qualunque quella. Amici di Campania Felix TV, lo showreel di Antonio Fiorillo. E vai. Potete continuare a battere le mani al campione Antonio Fiorillo. Inizia del fuoco! Oh, ma pensi sempre a magnà? E va là! Comics, un mondo da favola. Sì, Antonio, e qua va a finire che ti pigliano a te come testimonial, questa cancella. Che giorno è oggi? Giovedì, perché? Ci sta l'ultima puntata di Quiz e Marco Buongiorno. C'entra nei video. Uè, 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 se non la smettete di pazziare, e lo do io un bel ripasso di ciliegia. Avvocato, ditelo alla corte quello che fa Giannino. Volete venire voi al mio posto? Allora? Un altro, con questo sono 2346 battesimi. Uè, ma che state facendo a motocicletta mia? Credo sia stato uno spiacevole equivoco e adesso mi assumo personalmente la responsabilità di spiegarlo. Ah, da suma responsabilità, Madonna mia! Diretto, diretto! Oh, I've been touching, baby. You have done something so bad to me. I know you are the one that's creeping. You are the one that's cheating. But if you are the beating. Allora, Francesca, eccoci. Una domanda iniziale vorrei porti nella tua multiforme figura professionale che alterni come ecco, autrice di programmi TV, conduttrice, giornalista. Come riesci a conciliare nel percorso professionale queste figure? Ah, guarda Luca, è molto semplice, è stato tutto in maniera estremamente naturale, nel senso che io ho la mia ambizione fin dai tempi degli studi universitari, infatti li ho orientati verso questa direzione, volevo lavorare nelle relazioni, ecco, diciamo, nelle relazioni delle trasmissioni televisive, possibilmente trasmissioni magari di approfondimento culturale, però naturalmente con l'ambizione di diventare giornalista, tanto meno di diventare conduttrice. Poi chiaramente facendo la gavetta e partendo dal basso, nelle realtà molto piccole ti devi abituare per una carenza di risorse, no? Di solito. Certo. No, di solito, che purtroppo negli anni non è andata migliorando a dover fare un po' tutto, e quindi mi sono ritrovata anche a rimetterci a mezzo di faccia. Devo dire che insomma mi è, alla fine mi è piaciuto, perché quando poi ero autrice delle mie creature li sentivo come dei figli. E allora metterci la faccia nel senso di sia della responsabilità, sia proprio di, come dire, farsi vedere, era un qualcosa di piacevole. È una...
trasmissioni di questo tipo, chiaramente poi ho seguito tutto a livello anche, come dire, burocratico, per poi iscrivermi al Ordine dei Giornalisti, diventando col tesserino ufficialmente. E forse questo è dettato proprio da una parte dalla passione per l'approfondimento, l'inchiesta, dall'altra per la mia voglia di informare, di dire il vero, ecco, di essere deontologicamente veritiera, cosa che purtroppo spesso non ecco, non quindi accade. Diciamo quello che è l'obiettivo di un cronista, di un giornalista, è cogliere, come dire, i fatti nella loro essenzialità, però tu sei andata oltre, perché al di là del mero, della mera cronaca, ecco, hai abbracciato tanti campi della comunicazione. E non da ultimo anche l'interessante programma che stai conducendo su Well TV, dedicato al benessere e alla medicina, quindi diciamo sono un po' due campi specialistici nei quali ti sei adesso approcciata. Quindi come stai vivendo questa bella esperienza anche con questi due ambiti nuovi per diciamo la tua formazione? Guarda, ti posso dire, Luca, che negli anni, e anche questo è arrivato in un modo altrettanto naturale, senza cercarmelo, mi sono avvicinata a due tipi di filoni giornalistici. Da una parte il mondo dei viaggi, quindi scrivendo per dei nazionali in edicola di viaggi, curando delle rubriche di viaggi e al contempo anche conducendo delle trasmissioni per Canale Italia sui viaggi, in un periodo in cui si poteva ancora muoversi, ovviamente, in tempi non sospetti. Dall'altra parte quello che dici giustamente tu, cioè il giornalismo divulgativo scientifico. Io non ho competenze mediche, nel senso che sono molto attenta alla prevenzione e alla salute, ma ho fatto tutt'altri studi, forse non sarei neanche riuscita a livello scientifico, perché la mia mente è molto umanistica. E ho iniziato nel 2005 in realtà ad avere il primo approccio su un emittente di Sky con la trasmissione di carattere medico. Poi da lì è successo a fine 2014 di essermi riavvicinata e da lì non l'ho mai più abbandonata. Adesso collaboro con questa emittente che, appunto, come dice il nome stesso, Well TV, si occupa di benessere a 360 gradi. Quindi ecco, diciamo, oltre questo percorso, poi nella tua carriera ci sono anche gli spazi che hai dedicato alla cultura, allo spettacolo, perché sei comunque ufficio stampa di numerosi artisti, di attori, associazioni, aziende. Ecco, per quanto riguarda nel nostro caso, qualche tua esperienza da raccontarci con personaggi del mondo musicale, cantanti, musicisti? Allora, innanzitutto più di tutti gli altri, forse le persone che io seguo con passione sono nell'ambito editoriale, cioè scrittori emergenti, che poi magari emergenti non sono perché sono la loro 26ª opera pubblicata, però comunque, ecco, diciamo l'ambito editoriale. Parallelamente di certi periodi appunto differenti da quelli odierni, c'era tutto il discorso degli eventi. Ho iniziato nel 2005 occupandomi della produzione a Milano del cinema italiano ed europeo nel mondo, quindi portando le pellicole italiane e europee veramente a tutti i festival internazionali, quelli più importanti che conosciamo un po' tutti. Da lì chiaramente il mondo del giornalismo va spesso di pari passo, non sempre, ma spesso con quello dell'ufficio stampa. Seguo dei cantanti, seguendo per alcuni dei protocolli che poi si possono adattare bene anche ad altre figure, ad esempio degli artisti, e viceversa ci sono dei casi in cui chiaramente bisogna trattare con il circuito radiofonico, con le trasmissioni che si occupino proprio di spettacolo e di musica, o recensionisti anche esperti di musica. Quindi, assolutamente ecco, la musica sì. Fa parte del comunque delle ecco, della tua, del tuo, come dire, lavoro, del tuo fare giornalismo. Quindi ecco un'esperienza unica. Bene, Francesca, e allora noi ti ringraziamo di essere stata con noi, della tua testimonianza. Continueremo a seguirti e invoglieremo i nostri ascoltatori e spettatori a seguire anche le tue rubriche, che sono molto interessanti. Grazie. E vogliamo, ecco, lasciarci
presentando insieme un brano che è un contributo. Innanzitutto la salutiamo, sì, e l'aspettiamo prossimamente per, infatti, nuovi progetti. A qualora Napoli, volessi raccontarci, ecco, qualcosa di ultimo, di nuovo, insomma, ti aspettiamo sempre con grande piacere. E ti aspettiamo, grazie, a Napoli anche per condividere insieme magari qualche evento, così. Esatto. So che comunque tu hai dei contatti a Napoli e quindi potrebbe essere facile per te venire, quindi essere ospite dal vivo del nostro programma. Ho dei grandi amici, dei grandi colleghi a Napoli e ho la mia famiglia di adozione da parte di mio marito in Campania, per cui per me, sei di casa, sei di dire, casa. Anche se vivo in Lombardia e sono toscana di origine, però la Campania mi è molto molto cara, assolutamente. Bene, allora sì, noi ti salutiamo, facciamo i nostri, certo, complimenti e vogliamo, ecco, voi, con te lasciarti con un brano, una bellissima canzone napoletana, Piscatore Pusil, che è uno degli affreschi napoletani, che riproduce un po' la scuola di Posillipo della pittura dell'Ottocento, una cartolina. Sì. Quindi salutandoti da Napoli con questo brano, invitiamo i nostri telespettatori a seguire il brano e a seguire Francesca Ghezzani sui suoi canali social e sui suoi programmi. Un bacio, grazie, a presto, ciao. Grazie, sì, ciao. Ciao, ciao. Grazie. Grazie. Come dico sempre io, bentornati a tutti in studio e proseguiamo con i nostri ospiti qui presenti e precisamente con Sergio Priante, alias Mago Marvin. Ci avviciniamo a lui. Anch'io buonasera, do le spalle Sergio. Al pubblico, mi perdonerete. Buonasera, ciao, benvenuto. Buonasera, grazie. E allora lo abbiamo definito prima l'uomo in frac per l'eleganza con cui propone le sue magie. E quindi che cosa aspettiamo di vedere? Qualcosa con grande curiosità, sì, no? Prima, ecco, lo vorrei insomma presentare un po' nella sua... Io ho letto un bellissimo ricordo che tu mi hai inviato, un ricordo che hanno scritto su di te i Fate Bene Fratelli, insomma il momento del tuo
lancio, dell'approccio. Ci vuoi raccontare un po', insomma, come è avvenuta questa conoscenza con i Fate Bene Fratelli, con Pino Moris, insomma? Prima ancora di iniziare con Gigi e i Fate Bene Fratelli, ho iniziato in verità televisivamente parlando con Arnaldo Dell'Aia. Bene. Arnaldo, che mi volle fui proposto da un giornalista che mi seguiva all'epoca, Clodomiro Tarsi, e disse: guarda, devi fare una cosa, sto facendo una cosa, non conoscevo, ero giovanissimo. Andai per fare un'ospitata e divennero praticamente 46 puntate, quindi ho fatto direttamente con Arnaldo. Bellissimo. Poi da lì passai, prima ancora a Canale 22, prima ancora di Fate Bene Fratelli, passai al programma condotto all'epoca dal gruppo del Parlone, mitico gruppo. Entrai per fare una semplice puntata e mi tennero per le ultime 8 puntate, 9 puntate, e nel cast, insomma, oltre a loro ci stava Genero Palumbo, Olimpia Di Maio, insomma, un bel po' di... Un bel parterre. E quello è stato il mio inizio, parliamo degli anni... Io qui, settembre scorso, ho festeggiato 43 anni di attività lavorativa. Complimenti. Grazie. E quindi, poi da lì, insomma... Si è arrivati, c'è stato un'escalation con i Fate Bene Fratelli, invece è stato un incontro magico. All'epoca era gestito da, appunto, Pino Moris e la sua agenzia, i fratelli, appunto, Gigi e Edo. Sì. Iniziarono queste cose televisive a Canale 21. Anche lì Pino disse: domenica andiamo a fare una diretta con i Fate Bene Fratelli. Gigi mi disse insieme a Edo: guarda, che abbiamo, c'hai 3 minuti, giocateli. Ecco, quindi diciamo da là, questo classico, diretta, questo istante, diretta, ha avuto la, diciamo, la scintilla. Andò bene, poi avevamo anche un bel pubblico in sala, all'epoca in teatro, nella sede televisiva, e in un break pubblicitario mi disse: aspetta un attimo che dopo ti parliamo. Disse: per i prossimi 6 mesi che hai da fare? E iniziò un sodalizio che negli anni 80, insomma 79-80, continua ancora. Benissimo. Poi da lì sono entrato in teatro, ho fatto tante... Ecco, infatti leggevo anche della tua esperienza al Teatro San Nazzaro. Ho fatto circa 10 anni. Con Tato Russo, con Roberto De Simone. Ho avuto il piacere di fare anche delle cose al Centro Teatro Spazio ragazzino, insomma, quando all'epoca ho conosciuto anche il compianto Massimo Troisi, delle cose sperimentali con Mico Galdieri, insomma. Fortunatamente mi sono mosso abbastanza, sono nato artisticamente in un segmento storico molto fortunato. Bello. Che poi ho avuto anche il piacere di all'epoca si facevano gli show in giro, no? Adesso non si usano più. Il mio primo show, ricordo, l'ho fatto con Peppino Gagliardi, che portava il suo successo Settembre, e contestualmente entrai a fare un altro spettacolo con Mario Tessuto, L'Isola agli occhi blu. Benissimo, quindi mi dividevo. Si riprende un po' quello che diceva Rino prima, ovvero la capacità e la bravura, sicuramente lo studio, ma anche la possibilità di trovare le occasioni giuste. Le opportunità. Tessuto è venuto a scuola con me, Mario. Sì. Il Mario all'inizio era balbuziente. Il canto l'ha aiutato moltissimo, spiegava che il canto l'ha aiutato praticamente. È stato proprio a scuola, ha fatto una scuola, e noi lo prendevamo un po' in giro, e poi però alla fine io mi sono sparato le pose di essere amico suo. Sono andato in giro con lui a Milano. Le cose sono molto simpatiche, perché anche io, quando ero ragazzino, insomma, iniziavo già a studiare, oltre a fare i corsi accademici, studiavo, mi allenavo a casa, i miei amici dicevano: domenica usciamo, sabato usciamo, dai, dicevo: devo studiare. E diceva: vabbè, questo è proprio il classico. A distanza di anni, gli stessi amici miei, che sono ancora amici miei, dicono: mamma mia, hai fatto strada. Noi invece siamo fermati, ho detto: vabbè, le rinunce, bisogna crescere, perché il talento a se stesso serve quasi a niente, va coltivato. Cose che si sentono, io, quando ho iniziato a capire che potevo muovermi ragazzino in questo ambito, mi sono fermato circa 6 mesi, ho fatto scuola di dizione, portamento, ho sfilato per la moda, per avere più portamento scenico, cosa per complementare un po', la tua figura artistica, un po' di scuole di mimo, un po' di scuole di teatro, perché infatti l'arte dello spettacolo, il prestigiatore non è soltanto un mago fine a se stesso, infatti deve essere anche un po' prestigiatore, deve portare man mano con la mimica, con il linguaggio non verbale. È una sintesi un po' di tutti gli aspetti teatrali. E proprio parlando di questa, infatti, di questa tua arte molto particolare, l'arte dell'illusionismo, ecco. E vogliamo, come dire, citiamo per esempio un grande del passato, il mago Silvan. Certo. Ecco. In cosa consiste nella peculiarità la tua, ecco, il rapporto anche con gli spettatori, con il pubblico, quando tu rappresenti un tuo numero, che cosa,
comunichi, cosa ci metti allora, dentro? Allora ti spiego, premesso che io ho iniziato a fare il prestigiatore da ragazzino, nella mia forma mentis, non per stupire gli altri, ma per stupire paradossalmente me stesso. Te stesso. Col senno di poi, crescendo, per spiegarmi bene, il pubblico assiste a una mia rappresentazione, però io dico senza retorica che il vero spettacolo lo guardo io. E quando ascolti anche nelle prime file, perché poi c'è il buio non vedi, e senti il vociare oppure come ha fatto, lo stupore, allora vuol dire che sei entrato veramente in empatia e sei riuscito a riportare nella fanciullezza lo spettatore che ti segue al di là dell'età che ha. Infatti. Quindi è una cosa molto bella, è uno spettacolo questo... che seguo io personalmente. Quindi lo vivi tu in prima persona. Ecco. Sì. Ed è inspiegabile, è impagabile. E come vivi questo momento nel quale devi mostrare al pubblico un numero di cui però solo tu sai il retroscena, solo tu sai il meccanismo? Beh, quello viene costruito anche nella forma della rappresentazione. Un numero va prima introdotto, non spiegato, perché nella magia non si svela mai l'esecuzione, perché se qualcosa va male la puoi sempre rimettere a posto. Non è che dici adesso prendo questo e lo faccio sparire, se ti va male qualcosa ti è bruciato già il finale. Allora devi, cioè prima questa introduzione, poi ci sta la spiegazione logica e poi c'è lo stupore finale, che fa da climax. Se riesci a portare man mano nell'ottica lo spettatore di questo tuo racconto, allora diventa la magnificazione, diventa un momento magico, nel vero senso della parola. E quindi tutto nel corso del tuo numero, dello spettacolo, ecco, tutti gli elementi creano armonia. Esattamente, un po' come la direzione d'orchestra. Esatto, quindi quel discorso che faceva il parallelismo. Dico una cosa che può essere un'imprecazione, perché non so... Anche chi suona il triangolino, il triangolino ha il suo perché. È un percussionista. In effetti la macchina è come un orologio, tutto si muove in maniera armonica. Esatto. Noi vogliamo tornare un po' bambini, infatti. Anche, insomma, e vogliamo stupirci con qualche cosa così estemporanea. Sì, allora, vediamo un po'. Facciamo una cosa classica. Vai, faccio scegliere, vogliamo fare una cosa facile o difficile? Ma io userei il difficile, dai. Vabbè, se la vuole facile la facciamo facile, insomma. Difficile, allora, guarda, mi controlli un attimo? Vabbè, iniziamo con una cosa semplice. Mi controlli questo fazzoletto? Ecco, anche tu gentilmente mi controlli questo fazzoletto. Sì. Sono due semplici fazzolettini di seta, molto... Ecco. Una cosa che non si fa mai, è poco elegante alzare le maniche della giacca, però per un prestigiatore vale questa deroga, così si vede che non c'è niente da nascondere. Allora, io prendo questo fazzolettino che Olga ha osservato, guardiamo attentamente, in questo modo qui. Le mani sono vuote, basta fare un piccolissimo movimento. Immaginiamo di poter far apparire qualche cosa. Ecco. Lo mettiamo qui. Ora, approfittando del fazzoletto che ha Luca, lo sistemiamo qui nel centro, in questo modo qui. E posso anche alzarmi, vero? Anche sì. Oh, perfetto, così abbiamo anche un po' di movimento scenico. Prego, così prego. Quasi quasi a rappresentare un ipotetico fiore, in questo modo qui. Ora l'idea è semplice, basta far diventare piccolissimo il fazzolettino all'interno di questo qui di colore rosso corallo, affinché tutti possano vedere tranquillamente la libertà delle mani. Vuoi aprire la mano per favore? Prego, ti consegno i fazzoletti, chiudi. Al mio via, li vuoi lanciare in aria? Io prendo quello rosso, tu prendi quello verde. Ok. Prego, via. Vado. Quello verde che non il c'è. Il verde non c'è più. Assolutamente. Però possiamo fare di più. Guarda, approfittando della cravatta, splendida cravatta di Luca, io la prendo, osservate bene, arrotoliamo semplicemente questa cravatta in questo modo qui e dalla cravatta proviamo a far riapparire il mio fazzolettino senza rovinare nemmeno la cravatta. Ovviamente un prestigiatore inizia sempre con le mani vuote e possibilmente prova a finire sempre con le mani vuote in questo modo qui. Occhio, basta piccoli movimenti. Voilà. Per farlo riapparire in maniera ancora più, se possibile, estemporanea. Osservate bene. Ecco. Bellissimo. Semplice come bere un bicchiere d'acqua. Questa è una cosa semplice perché mi è iniziato una cosa. Adesso, se vogliamo, abbiamo ancora un minuto. Prego, prego. Mi siedo, la faccio così. Un pennarello. Prendiamo un classico mazzo di carte. Allora. Vuoi controllare questo mazzo di carte? Sì. Prendo la cartelletta. Lo mischio? No, puoi anche controllare tranquillamente per verificare il mazzo di carte normalissimo. Beh, anzi, lo facciamo vedere al pubblico anche così. È un mazzo di carte, l'unica particolarità sono stati tolti i jolly perché è l'unica carta doppia nel pacchetto. Bene. Adesso l'idea è molto semplice.
io girerei la prima carta, che è un 6 di fiori, facciamo vedere bene, eccolo sì. Qui, anzi prendere il pennarello in questo modo, vuoi per favore firmare questa carta? Perfetto, diamo qualche istante affinché si possa asciugare. Poso il pacchetto, prendiamo la carta, la piego in questo modo qui. La vuoi tenere per favore così stretta? Stretta. Perfetto, adesso proviamo. Prendo ancora un'altra carta casualmente dal pacchetto ed è un 10 di quadri. Okay. Vado a mettere la mia sigla M come Mago Marvin, facciamo asciugare un istante, posiamo il pennarello. Prendo il 10 di quadri e lo tengo qui. Adesso attenzione, occhio, eh? Hai sentito qualcosa? Vuoi per favore scartare quella, aprire quella, srotolarla? Sì. Io intanto srotolo la mia. Sì. Guarda tu. E voilà. C'ho la tua carta firmata. Incredibile. Tu ce l'hai. Bravissimo. Super, grazie. Grazie, grazie, grazie. Bene, bene, benissimo. E beh, è la, come dire, è un'arte che veramente stupisce grandi e piccini. Ma già questa solo io sarei accontentata di saper fare quell'apertura delle carte. Che questa qui, come diceva Pazzaglia, il brodo primordiale, questo fatto qui, questa è la classica, ecco. Sventagliata. C'è il doppio ventaglio, sì, benissimo. E poi abbiamo lo spacco con una sola mano. Bellissimo. Ottimo. Ma hai mai giocato al casinò? Casinò non posso giocare perché il mio lavoro è prestigiatore, sulla mia carta di te c'è scritto prestigiatore lesionista, quindi non si può fare. No, stupendo. No. Benissimo. No, perché tra le altre cose io ho fatto anche con lui a giocare a Schmelz Ferri vincerei sempre, insomma. Sì. Al contrario di che. Quindi un applauso al nostro mago Marvin, Sergio, resta con noi, certo, con piacere, perché poi sarai anche tu oggetto della domanda finale di Olga, certo. E passiamo la parola dalla magia di mago Marvin alla magia dell'opera lirica e della musica, perché ci collegheremo con il maestro Armando Ariostini di A Milano, grande interprete internazionale del Teatro alla Scala, a tra poco con noi il maestro Ariostini. Allora, e voilà, come dico io sempre, siamo in collegamento Skype con un grande maestro, ovvero Armando Ariostini. Lo abbiamo presentato prima. Buonasera. Benvenuto Armando. E lo abbiamo presentato prima, baritono di fama e carriera internazionale, che ha davvero calcato i più grandi palcoscenici del mondo intero. E allora siamo felici di averti qui come nostro ospite su Campania Felix TV al Noi per Napoli Show. Armando, buonasera. Vuoi raccontarci un poco il tuo inizi della tua carriera, il tuo debutto, i grandi maestri con i quali ti sei approcciato al fantastico mondo, il magico mondo della lirica? Volentieri. Beh, io ho iniziato a cantare per caso, dopo una serata di grandi fisici, c'era il direttore d'orchestra che l'Angelo e Viori Paporte in quel momento stava cantando Carmen alla Scala e cantai un orecchio di Provenzano, ero solo un appassionato e tutti mi trovarono con una impostazione già naturale, per cui mi incitarono a Il concorso per la scuola di perfezionamento che era diretta dal maestro Edoardo. Sì. Vedete? Come insegnante, il primo anno era Gina Cinelli, che nomi veramente da fare, ero in buone mani, insomma,
soprattutto sono riusciti a formare una vocalità, andata avanti, anzi, devo dire che Giulietta Simirato, quando mi sentì al concorso Callas, dove ero uno dei finalisti, primo concorso Callas, da dove uscirono Simone Alaia, Cecilia Gasaria, Nazzare Mantinori, ero un finalista, arrivai alla finale e per un pelo, insomma, ecco, non ho vinto, però insomma, nonostante ciò, con me non vinse neanche la Daniela Di Sì, ecco. E poi abbiamo fatto una bella carriera. William Matteuzzi anche c'era. Tutti grandi nomi, insomma, che sì, hanno. Sì, sì, insomma, ecco, sì, che poi hanno tra fatto l'altro carriera. Ricordo che è stato, se non erro, il primo concorso internazionale trasmesso, ripreso dalla TV, vero questo, dalla trasmesso? Dalla Rai, e votavano i lettori, ecco, del settimanale Radio Corriere TV. Vero, questa... Sì. Armando, ecco, allora, diciamo, ha iniziato con questi grandi nomi che oggi veramente sono delle grandi stelle dalle quali noi impariamo e siamo sempre, come dire, molto degli ammiratori. Nella tua carriera, ecco, quali sono stati, qual è il personaggio, i personaggi che hanno caratterizzato maggiormente il tuo canto e le tue interpretazioni? Diciamo che uno dei primi debutti importanti... Ho di nuovo il ritorno, sì, non scusate. Ti preoccupare, noi ti sentiamo bene. Uno dei primi grandi debutti fu alla Fenice di Venezia, dove ero protagonista di Fledermaus di Offenbach. E fu un tale successo che questo già mi stradò verso un certo... fu un tale successo quest'opera. Innanzitutto la regia era di Giuliano Montaldo, la sua prima esperienza operistica, e dirigeva il grande maestro Peter Mark. E fu un tale successo che io tornai alla Fenice in seguito per 9 produzioni consecutive in quattro anni. E lo stesso anno dalla Fenice passai al Teatro alla Scala, dove già avevo cantato in varie produzioni alla Piccola Scala, allora esisteva ancora la Piccola Scala. E alla Scala quell'anno debuttai nello spettacolo di inaugurazione, che era Carmen, diretta da Claudio Abbado, con artisti come Domingo, che si alternava a Carrera, Shirley Verrett, Agnes Balta, e io facevo il Dan Cairo, il capo dei contrabbandieri. Ecco. E poi da lì, insomma, alla Scala ho fatto 9 produzioni, tra cui per esempio L'Occasione Palladro, Il Viaggio a Reims, anche Il Viaggio a Reims a Pesaro, Il Viaggio a Reims, sempre da Abbado. L'Occasione Palladro, dove io e Luciana Serra eravamo i due protagonisti, diretti dal maestro Daniele Gatti, che debuttava anche lui in quel momento alla Scala, per cui insomma era un periodo in cui c'era un nascimento di stelle. E poi ricordiamolo, sei stato un grande Figaro, barbiere di Siviglia, di Rossini, diciamo, il tuo... Beh, sì, Figaro mi ha dato grosse soddisfazioni, l'ho cantato con grandi cantanti, con Rockwell Blake, per esempio, poi sono state delle situazioni col barbiere, 2 volte sono stato chiamato all'ultimo momento alla sera a Monaco di Baviera e a Piacenza, e la sera c'era la prima e io mi trovavo la mattina a Montpellier, un magazzino d'antiquariato, e feci le corse per arrivare in tempo per la rete. E a Monaco fu un successone, scrissero su Deutsche Zeitung: da oggi possiamo dire che tutti i parrucchieretti al mondo sono al secondo posto. E infatti dopo un mese rifeci i barbieri alla Bayerische Rundfunk, Don Pasquale, lo dirigeva Fabio Luisi, oggi uno dei direttori d'orchestra del mondo, e l'altro Roberto Abbado, anche lui grande direttore. Insomma, ecco, questo è con Barbieri. E poi dopo è arrivato il mio debutto nella Vedova Allegra. Parliamo della Vedova Allegra, che ti ha visto protagonista a Napoli, e al teatro. E lì mi sono divertito.
purtroppo non feci la prima della produzione importante di Bolognini a San Carlo a Napoli, c'era Michael Melby. Ecco, però dopo dalla Fenice di Venezia in poi tutte, quelle, tutte le produzioni di Bolognini le ho fatte io con tutte le grandi cantanti che sono cimentate in questo ruolo, dalla Cabevacca, la Luciana Terra, la Katia Ricciarelli, Silvi Valer e tanti altri, insomma, ecco. Una meraviglia, sì. In due minuti abbiamo veramente ecco, un di opere meravigliose e nomi invidiabili. Invidiabili, infatti. Armando, arriviamo ai tempi attuali. Ecco. Sì. Parliamo del tuo apporto ad un'istituzione importantissima quale Casa Verdi. Ci vuoi parlare un po' ecco, insomma, di questa istituzione? Ma diciamo, ecco. Il mio inizio di rapporto con loro è stato quando la carriera ha cominciato a diminuire e questa cosa direi che mi ha aiutato anche a superare il distacco dal palcoscenico. Ecco. Io comunque ho cominciato a frequentarli quando entrò a far parte degli illustri ospiti così ribattezzati da me, il regista Beppe De Tommasi. Ecco, a Beppe io dovevo molto perché è stato il regista delle mie prime produzioni al Teatro di Savona, dove ogni volta che si faceva un'opera rara veniva registrata dalla Bon Giovanni, oggi sono tutte cose testimoniate sul mercato. E a Beppe veramente mi sentivo di dovergli dire grazie per avermi insegnato a stare sul palcoscenico. Con lui anche il maestro Crivellico, quale ho debuttato. Grandi nomi, di grandi registi. Comunque, sì, però Crivelli non è a Casa Verdi. Beppe purtroppo è deceduto 2 anni fa, però insomma sono 6 anni che io frequento Casa Verdi e avevo creato addirittura un pomeriggio per loro il mercoledì, dove ogni volta... io facevo dei dolci buonissimi che a loro piacevano, che abbiamo battezzato uno Ciambellone Verdi, Ciambellone Giuseppina Streponi e l'ultimo Teresa Stolz, per non fare torto. Bellissima questa. Niente, adesso purtroppo Casa Verdi da febbraio è blindata fortunatamente, perché così gli ospiti sono stati preservati, non ci sono stati casi, a parte all'inizio un paio di casi, ma poi... Ecco, e toccando il tema ecco, appunto di questo periodo che stiamo vivendo del lockdown, abbiamo assistito a delle tue performance bellissime che hai regalato ai tuoi, diciamo, concittadini e soprattutto, ecco, da apprezzare, dopo i brani che tu hai, Un va pensiero, tanti altri brani, le canzoni napoletane, arriviamo al nostro ambito. Bellissima poi, faremo ascoltare come contributo video alla fine dell'intervista, la Funiculi Funicula. Io ho ascoltato ecco, tante tue canzoni napoletane, Avucchella, ecco. It Vurria Vasà. Sì, 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 e sì. Parlaci ecco, un poco del tuo approccio con la canzone napoletana. Ho iniziato per scherzo una delle prime sere del lockdown, mi sono affacciata alla finestra e chi mi conosceva mi ha detto dai cantaci qualcosa, tutti quei giorni cantavano Fratelli d'Italia e ho cantato Fratelli d'Italia. E poi, da quella sera per 40 sere consecutive, alle 6 precise, erano tutti alla finestra ad aspettarmi. Ho iniziato con il va pensiero, dedicandolo a Casa Verdi, agli ospiti di Casa Verdi. Quel brano poi addirittura ha fatto il giro del mondo, qualcuno mi ha scambiato per Carreras, qualcuno per Domingo, ha raggiunto 7 milioni di visualizzazioni, una cosa incredibile. Bellissimo. E da quello poi insomma ecco, sono passato ad altri pezzi operistici, alle preghiere, cantavamo le preghiere, poi con una preghiera dopo, proprio perché eravamo tutti terrorizzati all'inizio. E poi abbiamo cominciato a cantare le canzoni napoletane, in particolare avevo un vicino di casa napoletano carissimo, al quale ogni sera dicevo: e questa sera, tanto per cominciare, una dedica a Vittorio. E si partiva con
con Abuchella, Cuore Ingrato, Torna sul Rientro, ho cantato tutte quelle che fanno parte che del patrimonio, che fanno parte anche di un mio, bellissimo, di un mio CD. Armando, allora ti volevo chiedere questo, prima di mandare in onda questo contributo video nel quale sentiamo questo Funiculi Funicolà, ci vuoi accennare un pezzettino di un brano, una frase a scelta tua? Sì, come Ruscirilla, tu tieni la bucchella, un poco rilla, a passo riatella. Bellissimo. Dammi la, e compa la rusella, dammi la nuova asilla, dammi la cannetella, dammi la figliatilla, nuova piccerilla. Tu tieni una bucchella, non poco poco rilla, a passuriatella. Bellissimo, bravissimo. Hai avuto un... Basta che gli date il via a un cantante. Un plebiscito di applausi dalla nostra platea, dal nostro pubblico. Grazie. Armando, grazie per questo contributo spettacolare. Grazie per l'ospitalità nella tua casa. Siamo stati insieme e abbiamo vissuto questo momento. Ci auguriamo che possiamo presto rivederci. E... Speriamo dal vivo, magari, sicuramente. E che come vogliamo salutarci? Buona musica, buon canto. Auguri in bocca al lupo a tutti. Siamo tutti nella stessa situazione. Napoli e Milano, peggio Milano. Però insomma, ecco, speriamo che passi per tutti e che ci si possa e unirci di nuovo nelle nostre voci, magari in un canto comune, collettivo. Bene. Grazie, un bacio. Ciao, a presto. Grande Armando Agostini. Lasciamo con il contributo video di Funiculi Funicolà cantato da Armando Agostini. Ciao. Ciao. Sta sempre qua, la tua
Questo bellissimo contributo che abbiamo avuto dal maestro Ariostini, che bene, speriamo di rivedere presto. Certo. E vogliamo passare allora dunque alla nostra, ai nostri ospiti finale, in studio, che ti affido con la tua, il leitmotiv della trasmissione, la domanda di Olga. Ebbene sì. Allora, quindi ecco i nostri ospiti, ci allarghiamo. Sì. E partiamo dal fondo del nostro studio e precisamente lui era preoccupatissimo che sarà dal fondo, io ho un po' paura di queste domande, diciamo, che non sono state concordate. In realtà è molto semplice, la mia domanda è questa, che può riguardare la sfera affettiva, lavorativa. Io so che a Cesanavoli dietro la Liban, perché è più ricco della sala di noi, quindi no. Manca lì banda di una posta per Evolution, arriva alle poste della allora pensione. Numero romano là. Della pensione. Grande questo. Ah, un suo romano. Sì, mi dica. Qua siamo seri, perché cosa speri? Ah, questa è una bella domanda, lo sai? Questa è una bella domanda, perché poi alla fine la speranza è soprattutto una sorta, qualcuno può pensare che sia un'illusione, però alla fine veramente la speranza è una consolazione. Perché si può sperare di stare meglio, si può sperare che le cose vadano meglio, si può sperare che una persona cara stia meglio, si può sperare, qualcuno, un poeta del Novecento diceva, sicuramente c'è una casa più grande, sicuramente esiste un mondo migliore. E che cosa spero? Allora, la prima cosa che spero sinceramente è di raggiungere un poco di serenità, non la felicità, perché insomma la felicità è una cosa un po' lontana dalla mia vita, un po' di serenità soprattutto dopo questo momento così difficile e unico che ci troviamo a vivere noi, che da un certo punto di vista rimarrà anche nei libri di storia, cioè pensa in grande, fra 80 anni, mo sono 80 anni, 75 anni che è finita la guerra. Si parla ancora, insomma, in questo momento della guerra, fra 75 anni io purtroppo non ci sarò, ma forse ci sarà, insomma, il bambino che è nato quest'anno, si ricorderà, chissà se si ricorderanno ancora di questo momento. Io non credo tanto alla speranza, cara Olga, però a volte, insomma, mi aggrappo. E io non dico mai spero, dico sempre mi auguro, che sembra una cosa anche più vicina alla mia natura. In questo momento spero che questa situazione, anche se ci vuole tempo, finisca. Spero che questa malattia non tocchi tutte le persone che voglio bene, che mi sono vicine. E soprattutto mi auguro in questo caso che questo nostro lavoro, che lo vuoi chiamare, insomma, di attore, di intrattenitore, di cabarettista, possa ritornare. Perché questo momento del Covid è stato veramente il colpo di grazia per questo lavoro che già arrancavamo da un po' di tempo. Adesso siamo veramente alla fine, cioè ci troviamo con un'attrezzatura da Decathlon a scalare l'Everest. E ecco, questo è veramente una cosa molto triste. Però siamo qui e aspettiamo. Ai posteri l'ardua sentenza. Anche perché a te ti piacciono queste cose. E quindi se lo vuoi fare, insomma. Però è vero, vedi come il, diciamo, il motivo.
motivo ricorrente, quello della speranza, ma anche certo. dell'augurio. Sì, sono due temi che si intrecciano. Bene. E allora, Rino, a te la parola, la stessa domanda. Se sullo stesso cosa tema. Speri? Cosa speri? E spero di essere più ottimista di lui, perché lui, lui è più giovane. È vero che i comici hanno questi slanci forti di ilarità, però hanno dentro il sentimento, sì. questo contrasto tra l'allegria e l'ipocondria, no? E mi complimento con Fiorillo perché ha fatto la fotografia della situazione. La mia speranza si chiama Speranza, nel senso di ministro della sanità, che faccia qualcosa. Speriamo. A parte gli scherzi, che faccia qualcosa per farci stare bene. Perché è quello che noi chiediamo. Noi non chiediamo, credo che tutti non chiedano di avere tanti soldi. Adesso hanno capito l'essenza delle cose e quindi le cose, i veri valori della vita non sono i soldi, la vera ricchezza è la nobiltà d'animo. Certo. E soprattutto la fratellanza, il sentirsi tutti amici, anche se vedo delle scene per strada ancora che non mi piacciono, perché forse sarà la tensione, no? Vedi ancora gente che reagisce, invece no, bisogna stare tutti uniti perché è un momento difficile, è un momento delicato, però sono sicuro che verrà superato. Meno male che si gioca a pallone, che almeno c'è un po' di distrazione, infine spero di aver esaudito il vostro desiderio di avere un ospite che insomma gradito. Grazie, sicuramente. E ci uniamo anche all'augurio, il primo augurio, la prima speranza che hai espresso, quella di vedere il terzo scudetto del Napoli. Ah vabbè, quello sì, però non lo diciamo più perché ormai per scaramanzia non si dice più. Va bene, non l'abbiamo detto, basta. E allora Sergio, a te la stessa domanda, che cosa speri? Che cosa spero? Spero diverse cose. Bravo. Faccio mie le parole, o meglio il titolo di Marcello Dotta, io spero che me la cavo. Sì. Io spero che me la cavo con questa malattia. Io spero di poter continuare con gli affetti familiari. Bravo. Spero di poter avere ancora la forza di poter condividere questa mia passione artistica, questo mio lavoro artistico con tante altre persone. Spero ancora di non stancare e spero ancora di emozionare e potermi ancora stupire. Spero che tutti possiamo almeno dire mi ricordo. Infatti. Un po' vorrei mettere questo periodo insieme agli altri ricordi, ricordo il colera, ricordo praticamente il terremoto, ricordo tante situazioni e vorrei annoverare a brevissimo, mi ricordo pure il problema del Covid. Certo. Questa è l'unica speranza che mi sento di poter condividere con chi mi ascolta. Bene, archiviare un brutto ricordo, ecco, benissimo, e questo è un augurio, una speranza. E dall'augurio per tutti di conservare questo ricordo seppur archiviandolo e di proseguire, essere protesi il futuro verso la salute e la serenità, come è stato detto anche nelle puntate passate, quindi ritorna sempre questo tema corrente. Benissimo, allora noi vogliamo ringraziare i nostri ospiti che sono intervenuti, Antonio Fiorillo, bravissimo attore, il nostro simpaticissimo giornalista sportivo Rino Cesarano. Grazie, grazie. Il nostro mago Marvin, grazie, Sergio Priante, elegante grazie. Mago. Ecco, vi auguriamo veramente tante belle cose, tanto successo e tanta serenità, come dicevamo prima. Ma soprattutto vi aspettiamo. Vi aspettiamo nuovamente quando volete, noi siamo, diciamo... E anche tanta musica, infatti, anche tanta musica, sicuramente. Certo, sempre. Benissimo. Allora salutiamo i nostri telespettatori stasera, immancabilmente, prima con una rubrica, ecco, dei saluti. Ecco. Allora, sì, tu? Io già li vedo tutti lì sui salotti a vedere il programma, perché oh, guarda che il mercoledì noi aspettiamo il saluto e me lo dicono sempre. E allora passiamo subito all'azione. Sì. Saluto con grande affetto la dottoressa Emilia Cione, benissimo. Il signor Gennaro Poesio e consorte la signora Tonia, la make-up artist Nunzia, il direttore, restaurant director Giuseppe Guardascione e famiglia. Io vorrei salutare del gruppo di Castellammare Giovanni Cascone che ci seguono e
No, non ho altri. Gli altri si aggiungeranno di volta in volta. Invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social, quindi Associazione Culturale Noi per Napoli, la pagina di Noi per Napoli Show, a scriverli per chi vuole partecipare. Mm-hmm. E salutiamo in musica stasera con un contributo. Sì, abbiamo un contributo che è un medley di operetta, quindi passeremo in rassegna Tu che m'hai preso il cuore, Cincilla, e chiuderemo con Escabroso le donne studiar, quindi vedrete un po', ecco, le varie scene di operetta. Vi salutiamo con, ecco, della malla stretta, chiaro dice a me, sì è vero, tu mami è la vedo allegra, l'operetta Midway. Ciao, alla prossima. Grazie, ciao, alla prossima, ciao. Puntata. La fiamma.
questo sistema, secondo voi? Ehi, lassù, qualcuno mi ascolta? È questo sistema, oddio. In ogni donna bruna o bionda c'è un sistema per amare. Come? Cosa? Le donne. Povero illumino, un sistema per amare. Noi donne. Ma non c'è, vero signore? Quindi con me. Escabroso le donne Vediamo che succede. Signore, con me.